E questa sera ritorniamo al nostro appuntamento di Aperitif Online di Codemotion, questa iniziativa appunto di Codemotion per continuare a fare networking in questo periodo diciamo un po' particolare. E questa sera ci ritroviamo con la community di Deep Learning Italia e salutiamo già subito Matteo Testi, che è il community leader, e anche gli altri speaker, Lorenzo e Luca. Io vi intratterrò giusto, vi rubo giusto 5 minuti per raccontarvi un po', per darvi alcune informazioni, anche se già molti di voi le sanno, diciamo, ci conoscono. Questi qua sono i nostri, diciamo, riferimenti. Abbiamo il canale Telegram, il nostro gruppo su Facebook, Codemotion Tech Community, e il nostro web calendar, tutti gli appuntamenti. E il nostro sito che vi invito a visitare è codemotion.com. E qui vediamo che ovviamente, come dicevo prima, Codemotion si è trasferita online, tutte le attività, anzi si è trasferita e rinforzata le nostre attività online. Abbiamo dai webinar, che già avevamo pure prima, le nostre meetup che sono trasferite online, ma anche tante altre cose come il Dev Magazine e il Training Program. E vi ricordo pure un altro format ideato da Codemotion, il Dev Lunch Box, dove ogni giorno, diciamo, all'ora di pranzo, ci incontreremo e verranno proposte alcune piccole pillole, alcuni piccoli topics con tanti argomenti interessanti per approfondire o conoscere nuovi argomenti. E a questo punto passo la parola un attimo a Matteo Testi, che sicuramente sa più di me su questa conferenza. Quindi vai, Matteo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Vabbè, non so quanti di voi, diciamo, questa è la prima volta che seguono il nostro meetup, quindi se volete scrivete anche in chat. Allora, prima diciamo, di parlare degli speaker e di dare le parole agli speaker, spendiamo due parole su una conferenza online che stiamo organizzando con Codemotion. È una conferenza, diciamo, incentrata sul deep learning. E immagino che sì, là c'è il link sotto. E la Sì. conferenza innanzitutto è gratis. E ci sono speaker abbastanza importanti perché ci sono persone di Google, Facebook, qualche persona di Deep Learning Italia, l'Associazione Italiana di Machine Learning, ci saranno esperti del coronavirus, ci saranno esperti di quantum e machine learning. Quindi abbiamo cercato con Codemotion di organizzare una conferenza, diciamo, vari ambiti, ci saranno società come Rasa, esperta in NLP, e diciamo, il panel e lo scheduling degli speech stanno aumentando, infatti probabilmente non sarà dalle 2 fino alle 7, ma inizierà un po' prima. E gli speech ovviamente sono più sull'ambito tecnico, ma abbiamo cercato anche di dare spazio a use cases. Quindi per esempio ci sarà una sezione hands-on di TensorFlow, sezione hands-on con Bert e sezione hands-on di Luca Petrelli che parlerà anche all'altro evento. E quindi vabbè, sotto potete vedere il link della conferenza, li potete seguire sia sui canali Deep Learning Italia che su Codemotion. La conferenza è il 27 maggio e state, diciamo, state collegati per vedere, diciamo, l'andamento degli speaker, perché proprio oggi parlavamo con Codemotion e stiamo invitando altri, diciamo, altri personaggi, diciamo, di interesse nel campo dell'intelligenza artificiale, diciamo, generale. Quindi questo è un po' quello che stiamo facendo in questo periodo. Quindi con Codemotion stiamo cercando di portare un po' di conferenze online. Questa è, diciamo, la prima che lanciamo insieme. Non so se Paolo vuoi aggiungere Sì. qualcosa. Ok, grazie Matteo. Io continuo un attimo a raccontarvi alcune cose. Innanzitutto, i prossimi appuntamenti che vedete qui online, la prossima settimana. Soprattutto vi consiglio ovviamente di seguire il nostro appuntamento di lunedì 27 aprile, dove appunto parleremo di come diventare tech leader. Quindi proveremo a rispondere ad alcune domande, tipo quali skill sono necessarie per diventare CTO. E ne parleremo con tanti altri esperti che già sono CTO. Quindi vi invito a registrarvi e ci vediamo lunedì. Un'ultima cosa prima di lasciarvi al vostro
vostro meetup. Per qualunque cosa contattate me in chat o contattate lo staff. Se volete fare qualche domanda o premete sul pulsante per alzare la mano e io vi darò la parola, oppure scrivete semplicemente in chat. Ok, grazie mille e buon meetup. Passo la parola adesso a Matteo. Ok, questa è la pagina, questo è il sito dell'evento. E andiamo direttamente agli speaker, che potrebbe essere interessante da far vedere. Questi sono gli speaker, diciamo, attuali. Vabbè, Terry penso che qualcuno lo conosce, c'è il direttore AI della Banca del Canada, ci sono due persone di Rasa, c'è Margaret che è Google Business, Google Expert, e vabbè ci sono io. C'è un professore del campus biomedico, perché in questa conferenza ovviamente non potevamo non parlare di Covid, quindi lui farà un'introduzione non proprio sul Covid, ma generale a come si studiano i virus, epidemiologia, eccetera. C'è Luca Pedrelli, che penso che farà un talk sempre sulle serie temporali. E poi c'è Elena Gagliardoni di Arman. Come ho detto, i panel e diciamo, le presentazioni stanno, diciamo, ogni volta le aumentiamo. Diciamo, gli ultimi speaker che hanno detto di sì sono Enrico Prati, che farà, diciamo, un'interessante presentazione a livello di quantum e come utilizzare il machine learning all'interno, diciamo, della sfera quantum. E poi abbiamo, diciamo, uno speaker di Google e qualcun altro di Facebook. Quindi tenete, diciamo, d'occhio il sito, perché man mano usciranno i nuovi speaker. Se Paolo clicchi su uno a caso, speriamo non quello che non abbiamo ancora, clicca su lei. E qua potete vedere, diciamo, mo si vede magari un po' piccolo, non so voi come lo vedete, io lo vedo un po' piccolo, però qua vedete, diciamo, il titolo e abstract della presentazione. Quindi, diciamo, basta che cliccate su ognuno e... Ah, perfetto, Paolo. Sì, qua, basta che cliccate su ognuno e vedete. Potrebbe essere che in qualcuno è scritto coming soon, perché ancora non abbiamo avuto una presa accordi con lo speaker per capire un po' che cosa deve fare o no. Quindi questo, diciamo, è come stiamo organizzando questa conferenza. Quindi tenete d'occhio un po' il... Io non farò, diciamo, nessuna presentazione, farò solo da moderatore. Questo qua è quanto. Poi tanto Paolo penso che gli daremo aggiornamenti tramite email, eccetera, su tutto quanto. Corretto, Paolo? Sì, correttissimo. Ok, va bene. Allora ho preso un po' di tempo, ho visto che siamo arrivati più o meno a 40, quindi diciamo che perfetto. Possiamo lasciare la parola a Luca Pedrelli. Sì. E grazie a tutti. Grazie a te, Matteo. Grazie. Allora, buonasera a tutti, io sono Luca Pedrelli, non so se mi vedete perché mi sta facendo delle domande qua al sistema. Sì, ti vediamo, io almeno ti vedo. Ti ho segnato il ruolo. Perfetto. Ok, io oltre a collaborare con Deep Learning Italia come direttore scientifico e docente, lavoro come ricercatore all'IRIA, nella città di Bordeaux in Francia. E in passato sono stato ricercatore all'Università di Pisa al Dipartimento di Informatica e ho fatto il PhD in informatica sempre al Dipartimento di Informatica di Pisa. In questo talk vi parlerò di utilizzo di reti neurali profonde per l'analisi di serie temporali. In particolare nel mio ambito di ricerca mi sono proprio occupato dello sviluppo di nuove classi di reti neurali ricorrenti profonde per principalmente lo studio dell'analisi di serie temporali. In particolare mi sono occupato di combinare diversi paradigmi, come le reti neurali randomizzate, il deep learning, nel senso la possibilità di sfruttare molti strati, e le reti neurali ricorrenti. Il modello che è principale che abbiamo introdotto per l'analisi di questi approcci si chiama Deep Acoustic Networks, poi man mano vi racconterò come lo abbiamo introdotto, e principalmente lo scopo è quello di avere degli strumenti da una parte per l'analisi e lo studio del ruolo della stratificazione in reti profonde
inoltre avere la possibilità di costruire delle soluzioni efficienti per l'analisi di serie temporali. Inoltre, ultimamente in Francia adesso mi sto occupando anche di utilizzare questi modelli nell'ambito delle neuroscienze, quindi lo studio della comprensione del linguaggio nel cervello e l'utilizzo di questi modelli anche in implementazione in robotica. Allora, principalmente tipologie di task che possiamo affrontare utilizzando reti ricorrenti o reti profonde sono molto, molto varie, perché possiamo, vanno dall'ambito del linguaggio, elaborazione del linguaggio naturale, dalla finanza, la medicina, robotica, computer vision, e principalmente quello che andiamo a fare sono affrontare problemi di predizione. Per esempio, qui abbiamo un esempio di serie temporale in basso a sinistra, in cui un possibile compito potrebbe essere quello di prevedere il time step successivo dato il time step corrente, no? Per esempio potrebbe essere l'andamento di un prezzo, l'andamento della temperatura e così via. Oppure possiamo affrontare problemi di classificazione, come per esempio la classificazione del sentiment, come nel caso, nell'esempio in basso a destra, in cui abbiamo per esempio una frase da classificare, possiamo classificare come sentimento positivo o negativo. Ma vediamo una definizione classica di cos'è una serie temporale. Non è altro che, diciamo, una sequenza di variabili aleatorie, chiamate in inglese random variable. Ognuna di queste variabili non è altro che ha associato una funzione di distribuzione, che sono tipicamente o una gaussiana, come vediamo a sinistra, o una distribuzione uniforme, e ad ogni distribuzione possiamo calcolarci la media, la varianza, la deviazione standard e la covarianza. Queste sono tutte, insomma, diciamo, informazioni abbastanza, cioè, riguardanti la statistica classica. E quindi quando in questo modo ci immaginiamo una serie temporale in cui abbiamo la media per ogni time step e la varianza, in questo caso rappresentata dalla range in rosso, e è importante avere questi concetti in mente, perché per esempio andiamo a definire cos'è una serie temporale stazionaria. In questo caso definiamo serie temporale stazionaria se più o meno, diciamo, che la media delle varie velatorie rimane invariata nel tempo. Per esempio, questo è un esempio, ci fa vedere a sinistra una serie non stazionaria in cui tende a crescere, quindi diciamo che nel tempo tende a cambiare la sua media. Questo tipicamente per un qualsiasi algoritmo di machine learning è una cosa che può dare fastidio al nostro modello. Tipicamente l'ipotesi di un algoritmo di machine learning è il fatto, cioè la stazionarietà, diciamo, dei dati è molto importante, soprattutto per quanto riguarda la capacità di generalizzare, insomma, di fare predizioni su dati che ancora non sono stati visti, no? Però c'è una tecnica che si usa nelle serie temporali classica, diciamo, è quella di fare questa sorta di differenziazione discreta, in cui semplicemente vado a sottrarre la stessa sequenza meno la sequenza shiftata a destra di 1, semplicemente vado a calcolare le differenze, e vediamo che in certi casi questo mi consente di andare a calcolare una serie temporale che rimane stazionaria, partendo da una serie temporale che è strettamente crescente, per esempio, o comunque non stazionaria in generale. E il metodo, diciamo, proprio classico statistico è chiamato ARIMA, che non è altro che una sorta di autoregressione nel tempo, e vado a definire, vedendo la formula quella un po' più semplice, vado a definire semplicemente una sorta di regola di ricorrenza tra l'X, cioè l'input, diciamo, il tempo t, quello che succede al tempo t della serie temporale, con quello che succede al tempo t meno 1, meno 2, meno 3. Quindi praticamente vado a collegare, diciamo, modellizzare
i dati presenti in funzione dei dati passati, no? E modellizzando, diciamo, in questo modo quello che possiamo fare poi tramite dei particolari metodi chiamati per esempio Levinson Recursion, possiamo andare a stimare questi alfa, no? questi pesi, che sono i pesi con cui alleniamo questo modello, che ci consentono poi, una volta trovati questi pesi, che modellizzano la parte, diciamo, passata della serie temporale, ci consentono poi di andare a calcolare anche tutti i dati futuri, dato che possiamo continuare ad applicare questa moltiplicazione, questa somma, trovare il dato futuro e così via, inserire ancora il dato come dato presente, ricalcolare il dato futuro e così via. Quindi questo è il metodo più semplice, più standard per fare, per esempio, una predizione di serie temporale. Inoltre, molto interessante perché questi alfa e beta, questi pesi che andiamo a stimare, vanno anche a caratterizzare il tipo di serie temporale, possono anche essere usati all'interno di un altro algoritmo di machine learning per esempio, fare una classificazione, no? Per semplicemente dire che tipo di caratteristica ha quella serie temporale, insomma, se magari è un trend positivo, negativo, se è stazionario o no. Diciamo che io principalmente, o comunque anche recentemente, diciamo, si tende ad andarci a focalizzare su modelli un po' più avanzati di machine learning, in particolare da notare che, per esempio, questa formula assomiglia molto a una rete ricorrente, una rete neurale ricorrente, quindi diciamo che una rete neurale ricorrente non è altro che una generalizzazione di questo metodo. Quindi è buono, diciamo, andarci a studiare cosa sono le reti neurali ricorrenti, perché rappresentano una buona generalizzazione di questi tipi di modelli. Però dobbiamo prima partire proprio dalla base delle reti neurali per capire anche, perché nel titolo il nome Deep Neural Network non è messo a caso, non è perché, diciamo, non vuole seguire la moda del deep learning, ma in questo caso vogliamo vedere effettivamente cosa serve stratificare, cioè cosa serve avere un modello profondo, no? E per farlo partiamo dal modello più semplice, perché è più facilmente interpretabile. Abbiamo semplicemente un input, un vettore di input, un vettore dei pesi che determina il valore output, che può essere in questo caso 1, 0. Magari, per esempio, stiamo classificando, non so, un'immagine, se è un cane o un gatto. E andiamo subito a vedere un esempio di logica booleana in cui vogliamo classificare, vogliamo, diciamo, andare ad approssimare le funzioni, per esempio, AND e OR. E in questo modo, essendo che abbiamo solo uno strato, è molto facile rappresentare il problema geometricamente. E quindi, diciamo che questo modello ci permette di andare a interpretare molto bene quello che avviene all'interno della rete neurale. Lo scopo in questo caso è semplicemente trovare un metodo che ci consente di avere questi due pesi, W1 e W2, in modo tale da poter separare gli uni dagli zeri. E facendo questo andiamo praticamente a rappresentare, ad approssimare le funzioni che vogliamo utilizzare con il nostro modello. È molto semplice andare a costruire l'AND e l'OR, semplicemente basta trovare questi valori in modo tale da separare gli uni e zeri, però a un certo punto, se ci troviamo per esempio davanti all'XOR, ci rendiamo conto che geometricamente non è possibile tracciare una retta e separare gli uni dai zeri, no? E andando a descrivere bene come è definito l'OR, che non è altro che una somma tra l'AND e l'OR, andiamo a capire che quello che ci serve è un altro strato. Quindi andando a implementare un altro strato nella nostra rete neurale, ci permette di cambiare il livello di rappresentazione dello stato interno della rete, e in questa nuova rappresentazione i punti risultano linearmente separabili e quindi possiamo risolvere il problema. Quindi questo è un concetto chiave, questo è un esempio molto semplice, però è un concetto chiave del perché, un'intuizione del perché può funzionare una rete profonda, perché può essere efficace, perché man mano, no, trasforma il problema in un problema più astratto, più semplice e più linearmente separabile. Questi sono esempi di reti neurali profonde
che tipicamente si usa dire rete neurale profonda quando si hanno tanti strati intermedi e rete shallow, cioè superficiale, quando si ha un solo strato intermedio. E diciamo che soprattutto in questi ultimi anni, no, nella ricerca è stato molto importante anche capire perché il deep learning ha avuto così tanto successo e soprattutto cercare di capire anche dal punto di vista un po' più o sperimentale o teorico del perché questo concetto di creare reti profonde funziona. Per prima cosa, insomma, abbiamo visto che ha ottenuto ottimi risultati nell'ambito della computer vision e nel gioco, nell'intelligenza artificiale applicata ai giochi complessi come gli scacchi e il Go, e ottiene tipicamente i metodi, cioè i modelli profondi con più strati ottengono risultati migliori rispetto ai modelli superficiali, così superficiali. Sono di approssimatori universali, cioè riescono a rappresentare bene le funzioni continue, e tipicamente la capacità di rappresentazione di un modello profondo è migliore rispetto a quella di un modello superficiale. E inoltre, comunque, consentono di avere un alto grado di parallelismo nella computazione, quindi risultano anche estremamente efficienti. Questo, diciamo, è uno dei primi risultati teorici che si è ottenuti nelle reti neurali, teorema di approssimazione universale. Semplificando al massimo, diciamo che quello che ci dice è che se abbiamo una rete neurale che intanto abbiamo un problema rappresentato qua dalla F minuscola, che è il nostro problema che noi vogliamo andare ad approssimare, andare a risolvere. Ogni F di X rappresenta un'osservazione. Vogliamo costruire questa F grande di X, che non è altro che una rete neurale con un solo strato intermedio, quella che prima era abbiamo visto come shallow model, quindi una semplice multilayer perceptron. E il teorema ci dice che basta avere una funzione di attivazione che sia vincolata e continua per poter, cioè, dato una qualsiasi valore dell'errore, no, di precisione con cui vogliamo approssimare la funzione, esiste una rete neurale che la approssima, diciamo, bene quanto vogliamo. Quindi quello che ci dice questo teorema è che esiste sempre una rete neurale che riesce a approssimare bene una funzione continua. È un ottimo risultato, però non ci dice nulla su come andiamo a trovare questi pesi, no? Che ci dice esiste il numero di unità e i pesi per cui riesce ad approssimare bene questa funzione, però questi pesi, questo teorema non ci dice niente su come trovare questi pesi. Non ci dice niente, quindi non abbiamo un algoritmo di allenamento per trovare questi pesi e inoltre c'è anche il concetto di generalizzazione. Cioè ci dice che possiamo approssimare bene le osservazioni che vediamo, perché noi possiamo basarci sulle osservazioni, ma non abbiamo idea di quale sia la capacità di approssimazione delle osservazioni future, quelle che il modello ancora non conosce. Ok, quindi diciamo che tra varie domande aperte che ci sono, o comunque molto studiate recentemente, è cos'è che rende, diciamo, il deep learning, com'è rappresentata l'informazione all'interno di questi modelli, perché questi modelli ottengono delle buone performance, quanti strati ci servono, quanti neuroni ci servono, anche sono delle domande molto importanti che difficilmente vengono affrontati, e quale tipo di topologia, di struttura ci serve per risolvere bene un certo problema. Ma nel caso delle reti neurali convolutive per la classificazione di immagini, si sono fatti abbastanza velocemente dei passi avanti dal punto di vista, diciamo, dello studio qualitativo, quindi studio sperimentale di quello che avviene all'interno della rappresentazione, no, che abbiamo all'interno della rete profonda. E in questo caso, per esempio, possiamo vedere che la rete neurale, i strati tendono ad avere una rappresentazione distribuita, gerarchica e composizionale dell'immagine di input. Per esempio, nei strati inferiori avremo
una buona rappresentazione dei punti e dei bordi. E nella seconda strato avremo parti dell'immagine e nella terza strato ci focalizzeremo più sulla tipo di come globalmente caratterizzata l'immagine. E questo lo possiamo fare con le immagini molto semplicemente perché basta andare a vedere dove si focalizzano i pesi che andiamo ad allenare. Prima allineiamo la rete neurale, ovviamente a risolvere un certo problema, tipo riconoscimento di facce, per esempio. Dopodiché andiamo a vedere dove si concentrano i collegamenti, i pesi, e con l'immagine è molto semplice, perché con l'immagine possiamo subito associare, no, le caratteristiche dell'immagine allo strato. Ma ci si domanda come facciamo nelle serie temporali invece a fare un'analisi del genere, a capire se con una rete stratificata possiamo rappresentare, per esempio, scale temporali multiple. Allora, diciamo che prima bisogna parlare dei domini strutturati. Cosa sono i domini strutturati? Tipicamente quando abbiamo un dataset di machine learning abbiamo una serie di vettori. Ogni vettore rappresenta un'osservazione, però nella realtà queste osservazioni potrebbero avere delle dipendenze. Per esempio, potrebbero avere delle dipendenze a grafo. In generale, in questo caso a grafo, più semplicemente possono essere rappresentate come sequenze, no? In cui sequenze di relazioni tra le varie osservazioni che abbiamo. Quella più semplice da capire è la serie temporale, perché la serie temporale non è altro che una sequenza in cui le dipendenze sono causali, no? Quindi qua vediamo solo freccia a sinistra, perché il tempo 3 dipende solo dal tempo 2, il tempo 2 dipende solo dal tempo 1 e così via. Quindi è importante, diciamo, andare a capire che tipo di dipendenze hanno i dati, perché a seconda del tipo di dipendenze dobbiamo utilizzare reti neurali profonde diverse che permettono di modellizzare dipendenze diverse. Per esempio, in un testo, no? Dato che parliamo di serie temporali, parliamo in generale di sequenze, per esempio un testo non è altro che una sequenza. Nel testo può spesso capitare in una lingua che, per esempio, il soggetto e il verbo, a seconda se è una domanda o no, in inglese può essere scambiato. In alcune lingue possono essere scambiati alcuni termini per mantenere il significato della parola, quindi è molto buono considerare, per esempio, delle dipendenze che vanno in due direzioni, dato che una parola può dipendere, diciamo così, dal futuro come anche dal passato, cosa che invece non capita in un serie temporale causale. Mentre le immagini possiamo vedere come sequenze bidimensionali, no? In cui ogni pixel dipende dai pixel che stanno intorno. Andando ancora più a complicare le cose, possiamo dire che i video non sono altro che una serie di immagini con dipendenze causali e così via. Quindi possiamo sbizzarrirci a modellizzare in modo sempre più complesso i tipi di dati, a seconda del problema che abbiamo. Per esempio, nelle reti sociali è molto importante considerare i grafi oppure gli alberi, perché possono determinare delle informazioni molto importanti. Allora, un modello che è in grado di elaborare sequenze in generale deve essere in grado di, diciamo che possiamo avere, questa è la differenza tra quello che può essere un dataset visto da un semplice multilayer perceptron, per esempio il modello che abbiamo visto prima, in cui mettiamo di avere una serie temporale, però in questo caso il multilayer perceptron vede ogni elemento come scollegato dall'altro, quindi lui andrà a modellizzare ogni vettore, va senza considerare non so, quello che è successo nel passato, no? Mentre un modello che riesce a modellizzare dipendenze passate ha bisogno, diciamo, di una sorta di memoria o di contesto, deve rappresentare al suo interno una memoria. Inoltre deve essere anche in grado di gestire lunghezze differenti, no? Adesso, perché noi potremmo avere più serie temporali all'interno di un dataset, per esempio le composizioni musicali, ogni composizione musicale dura ha una durata differente. Quindi come facciamo a costruire questo concetto di memoria all'interno di una rete neurale? I due principali metodi sono due: tramite connessioni feedback, cioè
connessioni tra i neuroni che tornano indietro, oppure le cosiddette sliding window, che permettono di scorrere l'input tramite una finestra temporale, chiamate anche convoluzioni. In questo caso c'è un esempio di convoluzione, diciamo, in basso qua vediamo un esempio da convoluzione lineare in cui, per esempio, grande 4 e man mano andiamo a scorrere sull'input questa finestra e per ogni scorrimento avremo una rappresentazione dello stato interno. Mentre, per esempio, in uno strato ricorrente che implementa dei feedback, avremo che, per esempio, per ogni stato al tempo t dipende anche dallo stato al tempo t0. In questo modo, in modo ricorrente, riesco a tenermi, per esempio, una quantità infinita di memoria, cioè potenzialmente sono in grado di andare a questi modelli, di andare a vedere nel passato, per un numero arbitrario di time step, mentre vediamo subito che, per esempio, nella convoluzione, se ho una rappresentazione al tempo t uguale 7 e la mia finestra è grande 4, no? Non sto modellizzando in questo caso, per esempio, quello che sta succedendo nel tempo t0 o il tempo t1. Ovviamente poi dopo ci sono vari metodi, per esempio queste rappresentazioni possono essere aggregate, un po' come avviene nelle convolutional neural network per le immagini. Le due grosse differenze tra questi due tipi di modi di creare una dinamica all'interno delle reti neurali sta nel fatto che soprattutto le reti convolutive, dato che ogni scorrimento della finestra è indipendente dall'altro, sono altamente parallelizzabili, e questo è il motivo per cui nel deep learning sono diventate molto famose con le GPU le convolutional neural network, dato che la rete neurale ricorrente deve, per calcolare lo stato a un tempo t, deve aspettare il calcolo dei stati precedenti. Quindi diciamo che ci sono vantaggi e svantaggi a seconda del tipo di modello. Questo è l'esempio classico della convoluzione in due dimensioni, in cui semplicemente andiamo a scorrere nelle due dimensioni la finestra e per ogni scorrimento otteniamo una rappresentazione interna. Questo è solo uno strato, poi possiamo metterci tanti altri strati, classici strati di max pooling, di min pooling e così via. Ok, vediamo come è fatta una rete ricorrente semplice. È composta da uno strato di input in cui prende come input, diciamo, una serie temporale o una sequenza, che può essere anche un testo, può essere qualsiasi tipo di sequenza. In generale ogni time step è rappresentato da un vettore, e poi abbiamo uno strato ricorrente che è quello, diciamo, che implementa i feedback, quindi quello che consente al modello di avere una memoria del passato, e uno strato di output che ci permette di fare o una classificazione o una predizione di quello che avevamo in input. Semplicemente le formule non sono altro che una semplice formula di ricorrenza in cui lo stato al tempo t, no, dipende dallo stato al tempo t-1 moltiplicato per la matrice dei pesi ricorrenti più il contributo che abbiamo attualmente dell'input. Quindi per ogni, diciamo, ogni volta abbiamo il contributo che ci viene dato dall'input e la rappresentazione del passato che ci portiamo dietro. E ad ogni time step possiamo fare una predizione, una classificazione e così via. Per capire meglio come è fatta una rete ricorrente, in questo caso adesso i cerchi diventano praticamente gli strati e le frecce non sono altro che delle moltiplicazioni matriciali. Possiamo andare a srotolare quello cosiddetto metodo di unfolding, lo strato ricorrente, andando semplicemente a costruire nel tempo una rete feed forward, quindi per ogni time step avremo srotolati gli stessi pesi di input ricorrenti e di output. Questa tecnica si chiama anche weight sharing nel tempo, che è collegata anche a tante proprietà di sistemi dinamici matematiche che non andiamo a approfondire in questo momento. Comunque, fatto sta che questo ci consente di vedere la rete neurale in modo, diciamo, vedete che qua il flusso dell'informazione va da in basso a sinistra e in alto a destra, quindi non abbiamo loop in questo caso, ci consente di andare a definire quella che è cosiddetta la backpropagation throughout time, che non è altro che il tipico metodo di allenamento delle reti neurali profonde, però applicato al tempo, cioè alle reti ricorrenti.
lo possiamo applicare come applichiamo normalmente a reti neurali, semplicemente sfruttando il fatto che ora abbiamo, diciamo, ci siamo ricondotti a un caso feed forward. Ci sono vari modi di elaborare le sequenze, perché, per esempio, se voglio andare a classificare una serie temporale, no, che potrebbe essere, non so, una diagnosi o capire se domani piove o non piove, per esempio, fare degli esempi, dobbiamo andare ad associare alla rappresentazione interna che abbiamo creato un solo output. Se invece, per esempio, ci serve una predizione per ogni time step o una classificazione per time step, dobbiamo andare a creare un output per ogni time step, quindi la differenza tra sequence to element, sequence to sequence, chiamato anche molti a molti. E quello che facciamo semplicemente è, per esempio, possiamo fare più cose. Se ci serve solo un output, un valore di output, andiamo a prendere solo l'ultimo elemento delle rappresentazioni interne che ci siamo creati. Se abbiamo bisogno invece di ogni output, cioè andiamo a calcolare, fare questa moltiplicazione matriciale per ogni rappresentazione interna. Poi ci sono altre tecniche, per esempio potrebbe esserci max pooling, min pooling, così via, un po' come avviene nelle reti convolutive profonde. Ora, pian piano stiamo arrivando verso a cosa serve la profondità nelle reti ricorrenti, però prima parliamo del metodo principalmente utilizzato nelle reti ricorrenti, che è quello tutti i metodi, diciamo, relativi a risolvere il problema del cosiddetto vanishing gradient. In questo, il vanishing gradient è un problema in cui abbiamo che questo backpropagation throw time, che sarebbe per allenare le reti ricorrenti, fa sì che i pesi che noi troviamo vanno a focalizzarsi su un numero di time step molto piccolo nel passato. Quindi succede che la rete neurale, comunque, nonostante potenzialmente può rappresentare infinito tempo, no, nel passato, a livello poi numerico, a livello pratico, quello che succede è che non è in grado di andare a rappresentare il passato bene, perché tende a focalizzarsi su time step molto vicini. Quindi ci servono dei meccanismi, diciamo, per dare alla rete la possibilità di adattivamente capire quanto tempo andare considerare nel passato, no? Quanta informazione considerare nel passato. Ci sono principalmente due problemi: il problema della stabilità contro la memoria. Voi immaginate che per calcolare gli output della rete ricorrente, noi non facciamo altro che applicare una serie di moltiplicazioni matriciali. Ok, specialmente nella rete ricorrente abbiamo sempre la stessa matrice che viene applicata, perché è la matrice ricorrente. Questa matrice, secondo se avrà i suoi valori saranno se i suoi valori saranno alti, il segnale, diciamo, che rimarrà all'interno della rete per più tempo, no? Però cosa succede? Che succede che entriamo in problemi di stabilità, perché dato che possiamo considerare la rete neurale come un sistema dinamico, se abbiamo una norma molto alta della matrice ricorrente, succede che l'algoritmo diventa molto poco stabile, quindi diventa, diciamo, diventa abbastanza caotico e poco prevedibile, no, la dinamica del sistema dinamico, e quindi succede che il nostro algoritmo inizia ad avere vari problemi, come quello di overfitting, comunque fare fatica diciamo, a performare predizioni nel futuro. E quindi c'è un trade-off, no? Tra avere una matrice piccola e quindi con valori piccoli e quindi molto stabile l'algoritmo dal punto di vista machine learning, però con poca memoria, contro ad avere più memoria. E stessa cosa quando alleniamo la rete, non facciamo altro che fare il processo inverso del calcolo, cioè andiamo a calcolare l'errore che calcoliamo questo time step per la trasposta di queste matrici ricorrenti. Abbiamo lo stesso problema principalmente, cioè se la matrice è grande riusciamo a creare delle dipendenze temporali maggiori, ma abbiamo un algoritmo di discesa del gradiente molto instabile. Se invece sono basse i valori, abbiamo un algoritmo stabile. Questo è il motivo principalmente per cui, se usiamo una rete ricorrente semplice, cercherà di per migliorare, per
minimizzare l'errore cercherà anche di minimizzare questi valori, no? Per ottenere un algoritmo più stabile. E però questo ci toglie la possibilità di gestire dipendenze temporali lunghe. Ci sono due metodi, diciamo, il reservoir computing, le cosiddette eco-state network, che sono reti neurali randomiche, chiamate randomiche, perché non vengono allenate con backpropagation, mentre quelle più famose sono le cosiddette gated recurrent neural network, che implementano i cosiddetti gate all'interno dell'architettura. Quindi vediamo come sono questi gate. Abbiamo dei pesi adattivi, okay, un gate è formato da dei pesi adattivi, e in base a questi pesi adattivi questo gate andrà a decidere, a calcolare una sorta di valore di un interruttore che può essere da 0 a 1, quindi può essere molto aperto, molto chiuso, può decidere quanto segnale far passare, e poi sì, moltiplichiamo questa porta per il segnale che entra in input, quindi abbiamo alla fine un segnale che è controllato, però adattivamente a questi pesi, li abbiamo allenati durante l'allenamento del modello, no? Per esempio, il modello, diciamo, più famoso di tutti è la cosiddetta Long Short Term Memory, LSTM, che nonostante sia molto utilizzata ancora, è un modello molto vecchio, che è stato introdotto nel 97, però è molto, il modo in cui è definito è molto intelligente, perché è vero, sembra molto complesso, è tutto molto complesso, però i meccanismi di porte che implementa al suo interno hanno la possibilità di essere talmente adattive che l'architettura può anche in modo, diciamo, adattivo diventare semplice. Cioè, se il problema che noi andiamo a affrontare è un problema molto semplice, questa rete è in grado di simulare una rete ricorrente semplice. Infatti, vediamo, c'è la porta di input che controlla il segnale di input. Questa è l'equazione principale, no? che regola la ricorrenza di questo modello. La porta input regola, diciamo, la parte di input della rete, e la porta cosiddetta forget gate decide quanto il modello deve dimenticare. E questo permette di poter adattivamente andare a considerare il passato, quindi c'è una porta dedicata a buttare informazioni, a tenere informazioni dentro, e consente quindi di avere delle dipendenze molto buone, temporali. Però al contempo, se ci fate caso, se questa forget gate è 0 e questa input gate è 1, andiamo ad avere una formula molto simile a quella della rete ricorrente semplice. Quindi un grande forza di questo modello non è solo gestire scale temporali multiple in questo modo, ma è anche quella di avere la possibilità di rendersi un modello semplice, che è molto importante nel machine learning. Nel machine learning tipicamente il modello più semplice è quello che funziona meglio poi nel caso reale. Poi diciamo che più recentemente sono state introdotte le cosiddette gated recurrent units, che non sono altro che una versione dell'LSTM molto più un po' più semplificata, utilizza una sola rappresentazione di stato, utilizza due porte invece che tre, e principalmente con una maggiore efficienza riescono a ottenere risultati molto simili alle LSTM. Ok, andiamo verso le reti profonde ricorrenti. Finalmente ci si chiede: ma se io costruisco una rete ricorrente profonda, cioè perché dovrei farlo, a cosa mi serve, no? Avere più strati nel caso temporale, insomma. Intanto, per capirla possiamo comunque andare a fare un unfolding e vediamo che invece assomiglia molto alla rete ricorrente semplice, però l'unica differenza è che tra i vettori di input e il calcolo dei vettori di output abbiamo più moltiplicazioni matriciali, okay, quindi abbiamo più con ovviamente anche abbiamo sempre le nostre funzioni di attivazione non lineari, no, per avere il teorema di approssimazione universale. Quindi in questo caso tra gli input e l'output avremo tre trasformazioni non lineari, mentre nel caso precedente ne avevamo una. Da notare che nel caso delle reti ricorrenti abbiamo due tipi di profondità, cioè la profondità temporale e la profondità spaziale. Noi in questo caso diamo, diciamo, il focus sulla profondità spaziale, dato che la profondità, diciamo, temporale è abbastanza una cosa abbastanza semplice
insomma, è una cosa standard in qualsiasi tipo di rete ricorrente. Sempre per implementare l'algoritmo di allenamento, di backpropagation, facciamo la stessa cosa, andiamo a far fluire il calcolo da in alto a destra in basso a sinistra. Possiamo farlo perché anche in questo caso abbiamo trovato una rete ricorrente feed forward. Vediamo come è fatta... ah no, ok. Passiamo finalmente anche a... Dato che noi vogliamo... Diciamo, io mi sono occupato di creare questi strumenti di analisi per analizzare quello che succede all'interno della dinamica delle reti neurali profonde. Ci siamo basati sul reservoir computing, che non è altro che una classe di reti neurali ricorrenti in cui questi pesi, i pesi di input e i pesi ricorrenti vengono inizializzati in modo random e lasciati non allenati. L'unico strato che viene allenato è lo strato di output e viene allenato tramite una semplice regressione lineare. La formula è molto simile a quella della rete ricorrente semplice, in questo caso abbiamo anche, tipicamente si usa il cosiddetto leak integrator, che non è altro che un filtro, ma lo potete vedere come una sorta di gate lineare, come avevano le reti precedenti. E vabbè, sono molto più efficienti le reti ricorrenti tradizionali, totalmente allenate, perché ovviamente non dovendo allenare questa parte ricorrente, noi risparmiamo un sacco di tempo nell'allenare queste tipologie di reti. La chiave di questa perché queste coexistence network funzionano molto bene? Perché io andrò a creare diciamo, più istanze andando a variare la norma, comunque la dimensione del valore, no? Dei valori, diciamo, all'interno della matrice dei pesi ricorrenti. Questo ci permetterà di testare differenti tipi di dinamiche, cosa che non succede nel caso delle reti ricorrenti tipiche, perché partono con un valore e seguono la discesa del gradiente. Mentre in questo caso utilizziamo per esempio 100 valori diversi e potremmo sfruttare 100 modelli con dinamiche differenti, quindi poi a seconda del task che stiamo affrontando andremo a selezionare quello che ha la dinamica migliore per presentare bene i dati in quel tipo di task lì. E questa è il modello che abbiamo introdotto noi all'interno della mia tesi di dottorato, che non è altro che un'estensione della EQ State Network alla paradigma del deep learning, cioè quello di avere più strati, e questo permette di andare a avere una rappresentazione, no, dell'input della scala della serie temporale, una rappresentazione multipla. Alla fine, quello che farò, per risolvere un task, andrò a considerare tutte le rappresentazioni interne che sono state create all'interno dell'architettura. E dagli studi che abbiamo fatto, diciamo che quello che tendevano a far prima era quello di cercare di studiare l'effetto dell'allenamento, no? Del learning all'interno dell'architettura. Noi però invece siamo focalizzati a studiare cosa avviene all'interno dell'architettura senza l'utilizzo di learning, cioè semplicemente utilizzando delle reti ricorrenti profonde non allenate, cioè inizializzate in modo random, andiamo a vedere che in modo automatico sono in grado di rappresentare una quantità. Cioè, delle scale temporali che si differenziano principalmente a seconda del tipo di strato. In particolare, gli strati più profondi, cioè quelli più lontani dall'input, tendono ad avere una memoria maggiore di quello che è successo in precedenza. Quindi, diciamo che le reti profonde ricorrenti hanno intrinsecamente l'abilità di avere, uno, una rappresentazione multipla, cioè puoi avere sia frequenze rappresentate bene, frequenze alte frequenze, sia basse frequenze, ma possiamo anche andare a sfruttare, nel caso ci fosse bisogno di una memoria, di tanta memoria per risolvere il task, possiamo andare a sfruttare i modelli più profondi. Questo è un altro esperimento che abbiamo fatto, semplicemente andando a fare predizione su una serie temporale che è composta da 12 sinusoidi,
Tra l'altro riusciamo a battere anche lo stato dell'arte in questo task, utilizzando la rete profonda in questo modo, e andando a vedere per esempio la trasformata di Fourier, quindi qua c'è una componente per ogni sinusoide, semplicemente, abbiamo 12 sinusoidi differenti, e vediamo che man mano queste componenti vengono tagliate in frequenze, in particolare le frequenze più alte vengono man mano tagliate, quindi abbiamo ancora una conferma del fatto che man mano il modello si focalizza sulle frequenze più basse. E è molto collegato al concetto delle immagini, perché questo è un modo per dire che qui la rete neurale si focalizza sui particolari, più sui particolari perché tiene anche tutte le frequenze alte, man mano va a concentrarsi sulla frequenza, diciamo, più di base, no? Se immaginate una musica, per esempio, avremo l'armonia che avrà una frequenza minore rispetto alla melodia che ha una frequenza maggiore, invece. E un altro grosso vantaggio di avere una rete stratificata ricorrente è quello di avere una grande sparsità all'interno della struttura, anche questa in modo naturale, perché alla fine una rete profonda non è altro che una rete totalmente connessa, quindi immaginate che ci fosse solo uno strato composto da questi neuroni, e quello che succede è che possiamo ricondurci a una rete profonda semplicemente prendendo una rete con un singolo strato, togliendo le connessioni che vanno dagli strati più profondi a quelli meno profondi e le connessioni che invece saltano più di uno strato. Di uno strato, quindi anche da questo punto di vista abbiamo un aumento dell'efficienza, quindi del tempo di calcolo, un miglioramento dei tempi di calcolo notevoli. E quindi nello stato dell'arte noi abbiamo studiato, diciamo, le possibili motivazioni qualitative e quantitative, abbiamo studiato anche capacità di memoria, l'aumento dell'entropia nella rappresentazione, quindi aumento dell'informazione, e abbiamo utilizzato tanti strumenti diversi, ma diciamo che nello stato dell'arte già principalmente si utilizzavano i gate con l'LSTM e avere più strati. Infatti, se guardate in quasi tutte le recenti pubblicazioni che utilizzano reti ricorrenti, utilizzano sempre 3 o 4 strati, no? In un pilati uno sopra l'altro. Quindi diciamo che questa combinazione risulta abbastanza vincente, abbastanza usata in tutti i metodi moderni. E questo è semplicemente per dare un esempio di applicazione. È un'applicazione molto tipica, su cui molto storica, sul deep learning. Adesso va un po' più di moda, diciamo, il linguaggio naturale sulle reti ricorrenti, ma è molto simile perché qua parliamo di composizioni musicali. Che sono rappresentate per ogni croma, andiamo a rappresentare con un vettore, no? 0 le note che non vengono suonate, 1 le note che vengono suonate, e in questo caso lo scopo è predire quali saranno le note che verranno suonate nel prossimo time step. Quindi è un task molto complicato, anche perché ci sono 4 dataset diversi, e ci sono composizioni di tipo più folk, più popolare, composizioni di tipo classico, di musica classica, quindi c'è una grossa varietà. Questo è il task su cui storicamente avevano introdotto le GRU, quindi hanno confrontato le gated recurrent unit con le long short term memory. E, per me è tutto, grazie per l'attenzione, se avete le domande sono a disposizione. Grazie Luca. Allora, se avete delle domande, come diceva Luca, o cliccate sul pulsante alzare di mano e vi darò la parola, oppure scrivere semplicemente in chat. Hai straiati Luca, nessuno vuole parlare. Domande. Uno mi sa che ha alzato la mano. Ah no. Sì, ha alzato la mano. Allora abbiamo Marcello. Vai Marcello.
Eccomi, ciao Luca, grazie della presentazione. Ascolta, all'inizio hai parlato delle applicazioni dell'RNN e non hai menzionato l'anomaly detection, che a volte viene usata, viene interpretata come, diciamo, una sorta di legata alla prediction, ovvero sia quando sbaglio la predizione è un'anomalia. Tu come la vedi? In che senso quando sbaglio la predizione è un'anomalia? Nel senso che io ho visto, però ti ripeto, io non sono un espertone, che l'anomaly detection viene utilizzata con modelli, viene praticamente realizzata con modelli di RNN, di LSTM per esempio, volti a fare una predizione, e quando nel tempo le predizioni sono molto distanti da quello che poi è effettivamente la misura, viene classificato e labellato l'istante come un istante di anomalia. Mi domandavo se un modo c'è semplicistico, se ci sono meccanismi più intelligenti, diciamo, da usare per usare le reti in questo modo, con questo obiettivo. Ma diciamo che secondo me è un buon modo per modellizzare un problema del genere, cioè la rete ricorrente semplicemente abbiamo, in questo caso è una sorta di molti a molti, no? In cui ad ogni time step abbiamo una classificazione che può essere anomalia oppure non anomalia, e la rete ricorrente è molto buona perché riesce, cioè per ogni time step tu hai la rappresentazione di tutto quello che è successo nel passato, no? Quindi è proprio il modo standard di affrontare questi tipi di problemi. Poi sicuramente ogni anno che passa in questo ambito escono sempre più approcci diversi, quindi non so in questo momento quale sia lo stato dell'arte o il metodo più efficace, però io penso che se uno vuole partire ad affrontare questo tipo di problema, diciamo come baseline, la rete ricorrente è una buona baseline. Poi dopo ci si può partire con una rete, diciamo, con uno strato, con più strati, l'STM e così via. E io so che recentemente nelle sequenze il modello, quello che sta avendo più successo in questo momento, è il cosiddetto transformer, che si basa su delle, è una rete che in realtà è una rete che ha dei principi di ricorrenza, però si basa molto su reti feed forward con meccanismi di attenzione. Diciamo che un meccanismo di attenzione potrebbe essere vincente anche in anomaly detection, perché ti permette, cioè invece della rete ricorrente che ti modellizza una dipendenza alla volta, e quindi una volta che devi andare 10 dipendenze indietro rischi di aver perso molto l'informazione di quello che è successo prima, il transformer per esempio ti permette di andare direttamente a pescare il time step T-100, mettiamo. Quindi quello che mi sento di dire è che sì, le reti ricorrenti sono una buona baseline, e poi dopo ovviamente ci sono meccanismi anche più avanzati come quello dell'attenzione che permettono di migliorare i risultati. Ok, c'era certo. Un'altra domanda di Riccardo. Vediamo se c'è ancora. Riccardo, ci sei? Riccardo? No, mi sa che non c'è più Riccardo. Allora, ci fanno una domanda scritta. Fillo scrive, salve, mi sto da poco accostando al mondo del deep learning, spero di non essere banale. Spesso si dice che le reti profonde, troppo profonde, possono sì dare molta informazione, ma alla fine c'è il rischio che sia poco efficienti. Perché? Sì, beh, l'efficienza è proprio uno degli aspetti più importanti da gestire nelle reti profonde, perché per esempio, come avevo accennato prima, quando andiamo a utilizzare una rete profonda ricorrente, dobbiamo allenare tutti gli strati che abbiamo considerato. E cosa succede? Che allenare più strati rende spesso, essendo che dobbiamo dal punto di vista numerico andare a gestire più moltiplicazioni matriciali e più trasformazioni non lineari, rende l'algoritmo di backpropagation molto lento, perché converge molto lentamente per riuscire ad essere stabile. Quindi infatti è il motivo per cui tutte le applicazioni moderne
si utilizzano solo 3 o 4 strati nelle reti ricorrenti, mai 10, mai 15. Poi ci sono degli approcci che permettono anche di utilizzare più strati. E in generale sì, rischiano, diciamo, i modelli profondi rischiano di essere inefficienti, quindi è molto importante, a seconda del tipo di task, partire con modelli più semplici, più veloci e magari anche più performanti, perché se, quando abbiamo dei problemi più semplici da affrontare, tipicamente i modelli più semplici funzionano meglio. E inoltre, vabbè, il problema dell'efficienza si ha per il fatto che per sfruttare questi modelli si ha bisogno delle tipiche GPU, principalmente, perché è vero che abbiamo, cioè, dato che abbiamo principalmente delle applicazioni lineari, queste sono molto ben parallelizzabili all'interno delle GPU, però ci serve anche lo spazio necessario per parallelizzare questo calcolo. E tipicamente le GPU, che costano un sacco di soldi, hanno solo 16 giga di memoria, e con 16 giga spesso ti ritrovi che potenzialmente hanno 4.000-5.000 core, ma poi non riesci a metterci dentro abbastanza dati per sfruttare tutti i core. Quindi questo è, diciamo, un grosso problema della gestione dei metodi, cioè dei modelli profondi, insomma, del deep learning. E vabbè, per esempio, nel modello questo qua che abbiamo introdotto noi, permette di affrontare i task senza l'utilizzo di GPU. Perché non utilizziamo la backpropagation, abbiamo solo una regressione lineare alla fine, quindi utilizzando tutti NumPy o MATLAB con calcoli di algebra lineare super ottimizzati con le librerie di oggi, si riesce ad essere competitivi contro le GPU. Però anche qua abbiamo un drawback del fatto che ci sono tanti dettagli da considerare nel caso delle nostre reti, essendo che non tutti i pesi sono allenati, abbiamo bisogno di più neuroni, quindi una quantità di neuroni molto più grande, quindi abbiamo bisogno anche di molta più memoria, ok? Quindi nel nostro caso, mentre nei casi di deep learning si parla di 16 giga, nel nostro caso abbiamo bisogno di 100 giga di memoria. Però alla fine è un problema superabile, perché alla fine 100 giga di RAM non sono così costosi come una GPU, no? Almeno penso. Comunque, diciamo che è una lotta che continua, no? Tra CPU e avere tanta RAM, e GPU e poca memoria. Insomma, i problemi principalmente sono questi. Ok, ora riproviamo con Riccardo, che forse adesso c'è. Una cosa Paolo, vedo pure un'altra domanda di Vincenzo. Sì, volevo dare la parola a Riccardo, se c'è. Riccardo? No. Allora niente, allora leggiamo la domanda di Vincenzo, che ci chiede: qual è la differenza fra LSTM e RNN, Luca? La differenza tra l'architettura LSTM e le reti ricorrenti normali. Allora, la rete ricorrente normale è principalmente questa, no? In cui abbiamo uno strato di input, uno strato ricorrente e uno strato di output, no? E vediamo, andiamo proprio sul, perché questa era l'EcoState Network, andiamo direttamente, eccola. L'equazione, come vedi, è uno strato, cioè la matrice dei pesi ricorrenti moltiplicata per lo stato al tempo passato, per la matrice di input moltiplicato per lo stato presente, ok? Questa è la rete ricorrente semplice, mentre la LSTM, se andiamo a vedere la formula, è molto più complessa. Principalmente abbiamo, questa non è altro che implementa al suo interno dei gate. Ogni gate non è altro che una rete ricorrente semplice che hai visto prima. Quindi qua praticamente abbiamo 4 reti ricorrenti implementate all'interno della stessa rete, che collaborano tra di loro in modo tale da gestire il flusso della memoria all'interno della rete. Quindi la differenza è avere un solo modello oppure una composizione di modelli che gestiscono i dati all'interno della rete. Vincenzo, hai detto bene? Ci sono altre domande? Non so se Vincenzo ha... Si è fatto un'altra domanda, guarda. Ah, ok. Ma forse conviene dargli la parola. Grazie alla risposta mi sono espresso male. Vorrei conoscere la differenza tra l'algoritmo propent di Facebook e le comuni reti
neurali per la previsione di serie storiche. Io non conosco questo algoritmo, Luca. PropNet. C'è la differenza tra queste e quelle differenti reti neurali. Se posso parlare, Prophet praticamente usa una versione di Arima, ok? Quindi è proprio è Arima sostanzialmente. Ok, è un ibrido tra Arima e una rete ricorrente, diciamo. Prophet è proprio è Arima, ok? Quindi sono proprio due algoritmi differenti. E mentre la rete, queste cose qua. Mentre nella rete classica diciamo che andiamo a utilizzare la discesa del gradiente, no? In cui alterniamo il processo in avanti di calcolo degli output, andiamo a vedere quali sono gli errori a seconda delle task che vogliamo risolvere e poi facciamo il gradiente degli errori e andiamo a far fluire questo gradiente verso gli input. Principalmente funziona in questo modo, tipicamente. Ok, c'è un'altra domanda. Riccardo Intesa ha alzato la mano. Diamo la parola a Riccardo. Non c'è. Non accetta. Oh. Proviamo. Ci sei? Pronto, mi sentite? Sì, ok. Ok, vai Riccardo. Ciao Luca. Io sono rimasto sorpreso dal fatto che queste matrici qua, nel vostro lavoro avete detto che le avete messe randomiche, almeno alcune di queste, avete messo randomiche, e poi avete poi allenato alla fine una regressione lineare per il tutto. Io innanzitutto sono sorpreso e volevo chiedere come te lo spieghi teoricamente questo. E poi l'altra cosa è, ma a questo punto se la spiegazione potrebbe essere nel cercare di trovare fenomeni dovuti proprio alla combinazione di questi pesi randomici, ma non si potrebbe forzare i pesi in modo tale da costruire in una maniera migliore queste combinazioni di effetti tra appunto un valore della serie temporale e un altro? Poi scusa se la domanda magari risulta complicata o stupida. No, un'ottima domanda, perché effettivamente questi, allora, lo studio di questi modelli randomizzati, diciamo, nasce principalmente per due motivi. Il primo motivo era una critica a la backpropagation classica, perché gli anni 90 principalmente, no? Su metodi di backpropagation e così via, si cercava di capire che ruolo avessero le matrici dei pesi, no? E quindi pian piano che l'articolo più famoso è quello dell'Eco State Network di Jager del 2001, se non sbaglio, che proprio fa vedere che il principale scopo della matrice ricorrente in una rete, in un sistema dinamico, è quello di gestire il trade-off tra stabilità e memoria. Quindi è quello di riuscire a portare la dinamica al bordo della stabilità, o bordo del caos, più corretto dire al bordo della stabilità. Tipicamente quando la dinamica è al bordo della stabilità hai più memoria e hai le performance si alzano. Quindi si è fatto questo studio che non dipende dai valori singoli dei pesi, ma dipende solo dalla norma della matrice. Questo è il risultato interessante. È vero che quello che succede in questo caso, che tu riesci ad andare a trovare la soluzione ottimale dal punto di vista di memoria, però ti ritrovi con delle matrici molto grandi per riuscire a competere con i modelli che sono totalmente allenati, perché i modelli, oltre che quelli backpropagation, quelli tipici, oltre che a trovare la giusta dinamica per il modello, è anche quello di andare a comprimere l'informazione. Cioè se tu vai ad hoc a sistemare i vari collegamenti, no? Vai a ottimizzare ad hoc i vari connessioni, con meno connessioni riesci a rappresentare più informazione. Quindi ci sono per esempio, l'idea della stratificazione che abbiamo adottato noi rientra in una di questi
metodologie per avere meno pesi a rappresentare questa informazione, perché se tu vai a costruire poi la matrice globale che rappresenta questo sistema, troverai che è una matrice a blocchi, no? Triangolare inferiore con certe proprietà, e avrà un sacco di valori a zero, che significa che stai utilizzando molti meno valori, o molte meno connessioni, quindi utilizzi una rappresentazione più compressa. Quindi diciamo che c'è questo trade-off, no? Ti permette di controllare bene la dinamica, il fatto di avere matrici randomizzate, però ti servono delle matrici grandi. Questo è quello che avviene. Ci sono tanti studi per ottimizzare il cosiddetto reservoir, si chiamano reservoir, perché vuol dire riservatoio in francese, e ci sono tante tecniche, per esempio genetiche, no? Hanno sfruttato anche tecniche genetiche per andare a capire quali sono i pesi iniziali, i migliori, e algoritmi in cui si allena solo magari la norma, solo il nick integrator. Ci sono tanti studi che permettono man mano di andare a capire più qual è il senso di avere, cioè cos'è che caratterizza questo tipo di connessioni, e quali sono, diciamo, le topologie, cioè conta più la struttura o contano più i valori in sé. Cioè sono tanti tipi di questi studi. Sono stati tutti aperti principalmente con Ecostate Network e Reservoir Computing. Ma poi si è aperto anche tutto un filone sulle neuroscienze, perché essendo che nel cervello non esiste la backpropagation, piacciono molto questi modelli alternativi in cui puoi strutturare tutto a reinforcement learning, no? O con delle regole semplici di allenamento. E no, spero di aver risposto alla domanda. E credo di sì. Questo confronto. Ok, ci sono altre domande? Mi sembra di no. Vabbè, allora ringraziamo Luca e passiamo la parola a Lorenzo.